Avete fatto della mia casa un covo di ladri. Così Gesù oggi nel Vangelo apostroferà coloro che avrebbero dovuto al posto di Dio tenere una testimonianza ben diversa. Benvenuti a Vangelo e dintorni, un piccolo spazio quotidiano che dedichiamo al commento delle letture del giorno. Oggi la liturgia celebra la memoria anche di Santa Cecilia, vergine e martire, però le letture riprendono il percorso ordinario e quindi siamo dinanzi al testo di Luca 19, 45, 48. Gesù entra nel Tempio, e comunque anche negli atri esterni, e si mette a scacciare quelli che vendevano. La mia casa è una casa di preghiera, cita un testo di Isaia 56, voi ne avete fatto un luogo di commercio. Ecco, su questo aspetto è molto importante, perché vedete, quando si porta la parola di Dio, ovviamente dobbiamo vivere, questo è un altro paio di maniche, ci sono dei bisogni primari, questo è di tutta evidenza, ma dobbiamo tener conto che il nostro interesse personale, mescolato a ciò che sono le cose sante, è qualcosa che può corrompere davvero e profondamente dall'interno anche la purezza e l'importanza di questo, di quello che stiamo annunciando. E certo, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, così anche i capi del popolo, perché Gesù lo fa pubblicamente, quindi è una forma di profonda delegittimazione, ma nello stesso tempo è l'unico modo per raccontare una coscienza diversa. Non potete essere rappresentanti di Dio mescolando i vostri interessi personali. Questo è sacrilego. Nella prima lettura abbiamo il testo di Apocalisse 10 ed è un testo molto significativo, perché udì una voce dal cielo che diceva: va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra, prendilo e divoralo. Ti riempirà d'amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Un gesto profetico già che possiamo trovare già nel testo di Ezechiele 2, questo profeta del VI secolo avanti Cristo, e questo piccolo rotolo che viene divorato viene percepito in bocca come il miele, ma appena inghiottito ne sentì le viscere tutta l'amarezza. E la finalità qual è? Devi profetare ancora su molti popoli, nazioni, re e lingue. Solo riempiti della parola di Dio, che è dolce ma nello stesso tempo anche amara, perché porta un giudizio nella storia, e il profeta deve portare il peso di quel giudizio, detto in altri termini, come ha fatto Gesù nel Vangelo, esporsi per quella parola. E oggi noi nella Chiesa corriamo questo problema. Ma non sappiamo mai prendere posizione, sempre in equilibrio, ma in questa maniera non compiamo ciò che è giusto. Profetare, parlare a nome di, significa anche mettersi in gioco con la parola che si annuncia, precisamente come ha fatto Gesù. Certo, poi cercavano di farlo morire. Questi possono essere dei problemi collaterali, ma questi li gestiremo dopo. Intanto viviamo da profeti quali siamo. Vi do appuntamento a domani con lo speciale della domenica. Grazie.